Ciao a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione per la Cine Rubrica. Ebbene ragazzi, io non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Ebbene sì, ho guardato questo nuovo hit al cinema. Per fortuna qui in Spagna è uscito. Prima, è uscita praticamente la stessa data in cui è uscita in America, se non sbaglio, perché voi italiani, purtroppo, voi che state in Italia, non voi italiani, voi che state in Italia, purtroppo dovrete aspettare ancora un po' di tempo. Io invece ho avuto questa grande fortuna ed eccomi qua, infatti, ragazzi, quest'oggi a parlarvene. Potete stare totalmente tranquilli perché questa recensione sarà completamente priva di spoiler, quindi non ce ne saranno. Prima di tutto, ragazzi, vorrei parlare un attimino con voi della serie TV che è uscita negli anni 90 dedicata appunto ad It. L'ho ovviamente guardata, voglio parlarvene un secondo perché alla fine comunque della recensione farò un paragone fra le due, come è giusto che sia, e vi dirò ragazzi che inizialmente io non volevo guardare questo film, che poi non è un film, non volevo guardare questa miniserie TV perché mi era stata descritta da diverse persone come completamente spaventosa, per cui anni fa io ero molto più cagasotto di quanto non sia adesso e quindi non avevo il coraggio di guardarla. Però passato un po' di tempo, alla fine mi sono convinta e mi sono detta: sì, dai, è arrivato il momento di guardarla, basta con le paure. E alla fine, ragazzi, mi sono ritrovata un pochettino scettica. A parte il fatto che non l'ho trovata assolutamente spaventosa o paurosa. Anzi, cioè, alla fine del film io c'avevo tipo un sorrisetto mezzo ironico, cioè come per dire: "Woo!" Io penso che possa risultare pauroso al massimo agli occhi di un bambino e comunque gli anni 90, ragazzi, erano tempi un pochino diversi, comunque si parla di 20 anni fa, quindi magari i ragazzini, le persone vivevano le cose, prendevano le cose in maniera un pochino diversa. Per cui penso che al massimo possa appunto risultare pauroso e spaventoso agli occhi di un bambino, ma ragazzi, con quegli effetti, che comunque per carità, magari quei tempi, 20 anni fa, potevano anche essere effetti di tipo avanzato, io dubito che possa suscitare timore e paura in un adulto. Credo che l'unico perno portante di questa miniserie TV sia stata appunto l'interpretazione di Tim Curry, che ho trovato anche abbastanza godibile. Però adesso non voglio dilungarmi troppo appunto sulla miniserie degli anni 90, quindi non voglio dilungarmi troppo a parlare di quello che è stato It sugli schermi 20 anni fa, ma voglio concentrarmi su quello che è It sugli schermi oggigiorno. Parliamo quindi un attimino prima del film in generale. Ovviamente, ragazzi, si tratta sempre di mie impressioni. Voglio sottolinearlo perché magari poi qualcuno viene lì a farmi la guerra. No, ma così, ma colà. Vi sto parlando di quello che penso io. Il film in generale. Il film in generale, ragazzi, che dire, l'ho trovato veramente molto, molto figo. Oddio, adesso diciamocela tutta. A mio avviso, ragazzi, non fa paura nel vero senso della parola. Comunque, perlomeno, non fa paura a me personalmente, che sono diventata abbastanza coraggiosa da guardare in maniera un po' distaccata i film horror. Quindi, nel senso, non sto tutto il tempo a tremare per ogni scena del film. Sicuramente il film ha dei momenti in cui si prova inquietudine e angoscia. Ci sono state due o tre scene, ragazzi, che mi hanno lasciato effettivamente un pochino con il fiato corto, per cui angoscia sicuramente. Senza dubbio non mancano magari momenti in cui si prova disgusto nei confronti di quello che si sta guardando. Insomma, il film, ragazzi, è sicuramente, cioè nel film sicuramente sono riusciti a creare un'atmosfera assolutamente unica, nella quale ci si sente sempre e in ogni momento possibili prede del nemico, e questa cosa la trovo fantastica. Da diversi articoli poi che ho letto, ragazzi, sembrerebbe che questo film sia molto molto fedele al libro, cosa che invece a quanto pare non era la miniserie TV degli anni 90. Vi dico sembrerebbe, ragazzi, purtroppo, perché non posso darvi la conferma di questo, in quanto purtroppo, ripeto, non ho letto il libro, non l'ho letto ancora, perché sicuramente, ragazzi, dopo aver visto il film sono troppo curiosa
curiosa di leggere il libro, per cui cercherò di leggerlo il prima possibile. Insomma, ragazzi, alla fin fine, generalmente, questo film mi ha colpita veramente tantissimo, mi è piaciuto veramente tantissimo e sicuramente non ha deluso le mie aspettative, che erano veramente altissime per questo film, ragazzi. Voglio aprire una piccola parentesi prima di andare ad analizzare gli altri aspetti. Io non so se voi siete venuti a conoscenza del fatto, ma credo che questa cosa si evinca già abbastanza, appunto, dal trailer e dal film stesso, che molto probabilmente, ragazzi, gireranno un seguito, una parte 2 del film. Questo si capisce, ragazzi, perché comunque nel libro, appunto, c'è la parte in cui i protagonisti sono bambini e c'è la parte in cui i protagonisti sono adulti, cosa che appunto è stata ovviamente ripetuta nella serie TV degli anni 90. E già dal trailer comunque del film, ragazzi, si evince, si capisce che in questo film ci sarà soltanto la parte in cui i protagonisti sono bambini. Per cui io, già prima di leggere comunque un po' di notizie in giro, già di mio l'avevo capito. E quindi sembrerebbe che appunto gireranno una parte 2 e credo che questo dipenderà da quanto successo avrà questo primo film. Ma su questo non ho alcun dubbio, sono sicura che questo film avrà veramente molto successo. Andiamo adesso, ragazzi, ad analizzare altri aspetti. Andiamo a parlare un attimino, ragazzi, degli attori. I ragazzini mi sono piaciuti veramente tanto nella loro interpretazione e direi che tutti erano abbastanza credibili. Quelli che mi sono piaciuti di più sono sicuramente l'attrice Sophia Lillis, che interpreta la piccola Beverly, e Jeremy Ray Taylor, che interpreta invece il goffo Ben Hanscom. Ma comunque, anche tutti gli altri attori, ragazzi, vi ripeto, mi sono piaciuti. Io credo che abbiano dato il loro massimo in questo film. Però, fermi tutti adesso, perché parliamo finalmente di lui. Parliamo di questo benedetto pagliaccio, del pagliaccio che ho più atteso negli ultimi dannatissimi mesi. Io credo, ragazzi, di avere un sesto senso nei confronti delle cose che sono sicura mi faranno impazzire. Perché ho provato quello stesso sesto senso quando ho visto il Joker nel trailer del Cavaliere Oscuro, e ho provato questo stesso sesto senso vedendo Pennywise nel trailer di questo It. Io ero sicura, ragazzi, sicura al 100% che mi sarebbe piaciuto da morire. Infatti, così è stato. Io non so se ci avrò qualche deformazione inconscia nei confronti dei clown, e prima il Joker e poi Pennywise, non so, mi devo forse preoccupare. Quindi It, ossia Pennywise, è stato interpretato dal giovane 27enne Bill Skarsgård, attore svedese che, se non ricordo male, mi sembra di aver letto, comunque è entrato a far parte del cinema americano, parliamo di quello americano perché comunque ha interpretato diversi ruoli in film svedesi, se non mi sbaglio, è entrato a far parte appunto del cinema americano da poco tempo, comunque da pochi anni, e a mio avviso, ragazzi, gli è stato affidato un ruolo per il quale bisogna avere due maroni grossi quanto due cocomeri, e per la miseriaccia questo Bill Skarsgård ha dimostrato in assoluto di avere gli zebedei grossi come due cocomeri. La sua interpretazione, ragazzi, l'ho trovata veramente veramente eccezionale. L'ho adorato in ogni dannatissimo momento del film ed è secondo me riuscito alla perfezione ad interpretare un personaggio così carismatico e angosciante. Parliamo quindi adesso un attimino della regia e della fotografia. La regia è stata affidata ad Andrés Muschietti, un regista argentino che prima di questo film, ragazzi, ha diretto soltanto un film, un altro film horror che si chiama La Madre. Questa regia, ragazzi, mi è piaciuta veramente veramente molto, guarda caso ovviamente anche la regia. L'ho trovata molto accurata, molto precisa e molto dettagliata anche. E che cos'è una buona regia senza una buona fotografia? La fotografia è stata affidata a Chung Hon Chung, credo di averlo pronunciato bene e non ho la minima idea di chi sia, so soltanto che è coreano. E anche la fotografia, ragazzi, mio Dio, quei colori, quelle ombre, quelle luci, colori accesi, colori spenti quando serviva, nei momenti giusti, oh mio Dio, ambiente angosciante, ambiente all'aperto, bello sole, wow. Ho apprezzato veramente moltissimo la fotografia, la colorazione di questo film. E dopodiché, che dire della colonna sonora, se non che mi è piaciuta pure qui ovviamente, a parte che in alcuni momenti hanno inserito, credo, non sono sicura, brani che sono realmente esistenti, tra virgolette, cioè canzoni vere e proprie di
gruppi, persone che esistono veramente, e scusate se sono in dubbio, se ho questo dubbio, ma appunto io non conosco queste canzoni, quindi non sono sicura. Poi qualcuno di voi magari mi darà la conferma. Per quanto riguarda le musiche, ragazzi, oh mio Dio, io mi sono sentita musicalmente parlando totalmente coinvolta dall'inizio alla fine, e ben sappiamo quanto sia importante, ragazzi, la musica, specialmente in un film horror, e qui è stata anch'essa una protagonista, secondo me. E sentirmi così coinvolta credo che sia solo un simbolo del fatto che appunto la musica sia stata veramente ben pensata. E quindi i pareri finali. Allora, effettivamente, Giocherina, abbiamo capito che questo film ti è piaciuto, ma dici precisamente, insomma. Io, ragazzi, credo, e non me ne vogliano, aspettate, io credo che non ci sia assolutamente da fare paragone con la miniserie degli anni 90. Adesso, fermi tutti, sono sicura che là fuori è pieno di persone che difendono la miniserie degli anni 90 a spada tratta. Sono sicura che è pieno di quelli che le prime versioni sono sempre le migliori. Allora, dobbiamo essere obiettivi. Ovviamente, ragazzi, ripeto che sto parlando personalmente, è un parere personale, lo ripeto prima che si scatenino le bestie in commento. Però io devo essere obiettiva con me stessa, perlomeno. E sono convinta, ragazzi, che questo remake ha sicuramente fatto le scarpe, ragazzi, alla miniserie TV degli anni 90. Ora, io sono sicura che comunque a quei tempi hanno fatto tutto il possibile, ci hanno fatto tutto quello che era nei limiti delle loro possibilità, quindi onore al merito, tanto di cappello, anche se certi effetti, ragazzi, erano veramente ridicoli. Ma io credo che oggi, ragazzi, anche grazie sicuramente agli effetti speciali che abbiamo a disposizione, hanno potuto donarci un remake con i contro Zebedei. Sicuramente quello che ho preferito di più in tutto il film è stato il Pennywise stesso, ragazzi. Cioè, io stavo lì, guardavo lo schermo e non vedevo l'ora che spuntasse da qualche parte. Cioè, io sono stata lì a guardare il film soltanto aspettando che si vedesse il pagliaccio, che si vedesse It e Pennywise, punto. Soltanto per quello, praticamente. No, vabbè, scherzo, però appunto, ragazzi, sicuramente Pennywise è stato il punto che più ho adorato di questo film. La conclusione, quindi, ragazzi, è che sicuramente consiglio a tutti di andarlo a vedere, e vi consiglio, se siete in dubbio, non lo so, forse, vabbè, di andarlo a vedere al cinema, perché ben sappiamo, ragazzi, che l'esperienza in sala è tutta un'altra storia. Quindi andate a vederlo. Poi vi piace, non vi piace, intanto l'avete visto al cinema. Quindi, che dire, ragazzi, io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Sapevo che sarebbe durata abbastanza, spero che non vi siate annoiati troppo. Io mi sono pure preparata una scaletta dei punti di cui volevo parlare, ragazzi, perché per questo film ci tenevo veramente troppo ad essere precisa sulle cose di cui volevo parlarvi, appunto, ovviamente evitando di fare spoiler. Per cui, che dire, ragazzi, tutto qua, questo video termina qui. Vi ricordo che trovate in descrizione il sito Digital24, potete avere il 5% di sconto sull'acquisto dei videogiochi utilizzando il mio codice, e trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione. E a te e a tutti, Shurma, da Giocherina. Ciao! Giocherina, ma ti sei proprio fissata con questo Pennywise? Cerca di darci un taglio! Ma che cosa stai dicendo? Ma figurati se io mi sono fissata con Pennywise, ma ci mancherebbe altro.